Ragazzi, buongiorno. All'alba delle 6:18 intendo già smontato materassino, ritirato sacco a pelo ed è quasi ora di trovare il coraggio di andare fuori. C'è qualcuno lì fuori che mi aspetta? Dicono No. di no. Pigroni, è ora di alzarsi, pigroni! L'altro di qua fa finta di niente. No, sto smontando il materasso, cioè smontando, sto chiudendo il materasso. Cioè, il sacco a pelo. No, no, perché partite Vediamo voi? qua un vero YouTube. Un vero Versus YouTube. Che è alle 6:18 del mattino. È già qua in felpa. Hashtag lo faccio per voi. Hashtag. Soffriamo, ma lo facciamo per la gloria e Esatto. per i follower. Per gli Suvers. Però guardate un po' qua intorno a noi cosa c'è. Là una luna gigante. Albeggia. Tutta la panoramica, la stradina che abbiamo fatto per salire. E qua l'alba rosa che sta cominciando. Ragazzi, siamo giunti a un bivio. Adesso ne filmo anche col Ed è telefono. vedete, Tengo tra i denti. questo qua è il duro lavoro degli youtuber, tutti con le GoPro, soldi qua che Una vanno palate. A a voglia. palate. Guarda lì. E niente, siamo qui a Con il coprilente doverci davanti. salutare perché Coglione. io torno a fatturare, non è vero, devo andare a giocare a Baifolo e loro continueranno questo lungo viaggio, forse. Lui abbandona, ma io confido nella sua resistenza e persistenza. Per almeno un giorno, un Sì, giorno e un mezzo. giorno. Addirittura un giorno, un giorno. Teniamoci largo. Addirittura un giorno. Dai, dai, E dai. Ti boh. compra tutta l'attrezzatura per cosa, se no. Dai, Dai. diglielo. E boh, Ragazzi. bello. Ciao, raga. Ciao, belli. Con questo bell'antifurto di sottofondo penso di incontrare da un momento all'altro Asterix e Obelix perché sono arrivato in Gallia. Guardate che belle risaie gialle. Si vede che sono già quasi in zona Vercelli, anzi sono ancora in Lomellina. Sono quasi a Candia Lomellina, ho fatto una quarantina di chilometri da quando mi sono separato da Omar e Fede. È quasi mezzogiorno, quindi magari a Candia vedo se c'è un alimentari e se no un baretto per mangiarmi un panino e poi farmi gli ultimi 25-27 km che mi mancano per arrivare a Vercelli. Dopodiché dovrò preparare borse.
e la bici da bike polo, perché domattina alle 8 si parte per Fano. Molto male, l'unico bar aperto a Candia Lomellina era coi tavolini in pieno sole, non ne avevo proprio voglia. L'alimentare ovviamente era già chiuso perché era la mezza, e quindi ho proseguito un posto andando verso l'Angosco, che è ancora più piccolo, quindi dubito magari di trovare un bar, se no vado avanti, altrimenti mi mangerò una delle mie solite barrette, ma ho voglia di fermarmi un attimino, bermi una cosa fresca. Speriamo in Langosco, vi faccio sapere. Sapete meglio di me che a panza piena si ragiona meglio, e quindi adesso sto bene. Mi sono fermato alla fine lì a Langosco, c'era un bar ristorante. Mi sono fatto un classicissimo toast con una mena brea e una sosta di più o meno un'oretta con tanto di chiacchierata con la barista. Ormai mi mancano 16 km, sono partito già da un po' da Langosco e vorrei solo chiudere ringraziando Omar e Fede per la splendida compagnia in questi 2 giorni e mezzo passati assieme. Ci siamo fatti un botto di risate. Vorrei ringraziare anche Jack, che ci ha ospitato la prima sera nella sua casetta al campeggio, quindi grazie Jack. Spero di fare altri viaggi che vi racconterò su questo canale. Ciao ragazzi! Ragazzi, proviamo a fare un esperimento. Se avete visto il video fino a questo punto, lasciate un commento con scritto disagio, ok?